da un errore di Kocciu a centrocampo, che ha cercato un cambio di gioco. Turam sulla profondità, mette giù il pallone, Turam un po' lungo, poi vince un contrasto. Mkhitaryan. Già due o tre pezzi di bravura non male di Mkhitaryan, e quindi lo sappiamo bene che andavano nel campo. Fischia queste cose, allora occhio a Turam, in ripartenza aperto per Di Marco. Con bravura e con fortuna passa, e allora può galoppare Marcos Turam, sta arrivando anche Barella e anche Mkhitaryan. 4 contro 3, Turam la porta, allarga, per il cross in area, toccato da Turam, Dumfries, la ciabattata sopra la traversa, seconda opportunità per Dumfries, seconda volta che non con Martinez, e poi Turam non se la sente di partire ancora, ha già fatto Sgina Di Maria che non lo gira bene, allora palla a Turam che può andare corto da Çalhanoğlu, lo fa Gina. Una roba mostruosa per Lautaro Martinez, qui Morato prova a fare un regala il pallone a Turam, creando un bel problema al Benfica, va in contropiede Marcos Turam, sta arrivando Lautaro Martinez, ancora Turam da solo, ancora Turam, Turam aspetta Mkhitaryan, prende un colpo Turam, Mkhitaryan alza la testa, Turam è ancora per terra, l'arbitro decide che non c'è più vantaggio. Bravo Turam, praticamente da fermo, ancora Turam, poi ne vuole saltare tre. Turam, controllo così così, ma palla tenuta in campo, e poi la palla è per Turam che non la controlla. La alza e si lancia su Otamendi, questa è la lettura di Macchelli che non controlla. Salisburgo ha perso in casa con la Real Sociedad, insomma. Taro Martinez! Arriva poi Turam, deviazione, tutto buono, poi tira Barella probabilmente in fuori gioco, ma è tutto buono pure qui. Ha calciato Lautaro, va subito verso Turam, combatte, resiste ancora Turam, grande palla, Lautaro palo, poi deviazione di Otamendi e blocca il pallone Trubin, sta diventando, arriva sul lancio di Barella, cross arretrato, Turam con il destro porta l'Inter a un vantaggio strameritato, 1-0 dopo un dominio di 16 minuti nel secondo tempo. L'Inter passa con l'esterno di Barella, l'assist. 6 partite su 7 in campionato, per il momento 1 su 2. Il tempo avrebbe potuto vincere anche con uno scarto maggiore, ma quello che contava erano i 3 punti in testa al girone D. Ci sono Inter e Real Sociedad a 4 punti.